questo è il primo regalo che ho fatto a mia figlia. È riprodotto un vero momento mio e di Nina. Eravamo a Mondello in una trattoriaccia a mangiare gli spaghetti coi ricci che noi amiamo. La tastiera del letto che è realizzata con le noci di cocco. Una cosa su cui discutiamo sempre, chi rifà il letto? Perché se lo rifaccio io va sempre male, invece se lo rifà lei è sempre perfetto, ovviamente. Quindi io ho deciso una cosa, ho detto vabbè, fallo sempre te. MTV, solo per te un tutorial su come rifare il letto alla perfezione by Clizia in Corvaia. Pronti? E segue lui però. E seguo io? Sì, vai. Paolo, vediamo se sei skillato nel campo. Tre. Ma che serve che non la usiamo mai poi? No, questa si mette così ai piedi del letto. E poi i cuscini. Sbagliato. Allora, va bene che si alterna. Ah, lo so, i colori, I fiocchetti devono andare così, laterali. Un altro po' di allenamento ti serve. MTV cara, ti faccio vedere come ho trasformato l'angolo instagrammabile fashion, che era il mio spazio, nel... Vedi com'era? Tac. Questo è il primo regalo che ho fatto a mia figlia. Di solito non amo i peluche, devo essere onesta, lui lo sa, però questo è bellissimo. Poi c'è la culla che si trasforma anche in una culla a dondolo. Il tappeto con l'alfabeto. Ho montato tutto io, sedia a dondolo, cavalluccio, culla, tutto. È stato bravissimo, papà perfetto. Paolo, master of bricolage. Adesso vi facciamo vedere il nostro bagno nuovo di zecca, perché l'abbiamo rifatto tutto per prepararci all'arrivo del piccoletto. MTV, ecco il bagno. Amore, cosa stai facendo? Sto andando qua. Sono i reperti del suo angolo fashion che non sapeva dove mettere, me li ha piazzati qua. Guardate che doccia, ho scelto questo soffione enorme. E a proposito di funzionalità, di cui parlavamo prima, questo è il lavandino enorme che funzionerà. Famoso. Sì, famoso e funzionerà da simil vasca. Fatti fare un progetto da un nostro amico architetto che fosse un bagno minimal, fosse funzionale per bebè. Infatti questo è stato ordinato in base alla vaschetta, laveremo qua bebè. Qua abbiamo montato un cubinetto da cucina, in sostanza, cucina, che però fungerà super di design. La genialità, brava amore, tanto lavoro. Adesso ti porto nel mondo fatato della mia cucciolina Nina, fatto di unicorni e di tanto pink, di tanto zucchero filato. Vieni. Qui c'è il mio ex manichino che era nella zona fashion, quindi passaggio al testimone è andato alla mia cucciolina felicissima. Vedi, questo è un quadro a cui sono molto legata perché è stato realizzato da una delle mie fan. È riprodotto un vero momento mio e di Nina, eravamo a Mondello in una trattoriaccia a mangiare gli spaghetti coi ricci che noi amiamo e poi giocavamo sempre a fare questa cosa come il celeberrimo cartone che conosciamo tutti. Questo è il mio angolo delle fiabe, vedi, adesso ho aperto uno dei racconti che le narro prima di dormire. Ho fatto realizzare questo planisfero in legno tagliato laser in maniera tale che lei abbia una visione del mondo cosmopolita, no? Possa già viaggiare con la mente, con l'immaginazione. Qui, come puoi vedere, ci sono tante figurine, scritte. In questo la lascio veramente libera, libera di esprimersi, questo è il suo spazio. Una parete da scarabocchiare, il sogno di ogni bambino.